Eccoci qua subito dopo la partita con Luggiano. Intervistiamo per la prima volta in maniera ufficiale l'autore del gol Matteo Cavalera, ricordando che è il quarto gol di fila che fa nelle ultime quattro uscite ufficiali. Beh, che pensi di questa squadra? Come ti stai trovando qui a Oggetto? E che pensi molto bene, abbastanza bene, sono contentissimo, c'è compagni spettacolari, è un clima festoso. Sono contentissimo, sono contento anche per me che dopo un anno non semplice dall'Ister, sono contentissimo. Bene, qui sulla destra abbiamo il veterano di Oggetto, Andrea Cino, per a mio modo di vedere uno dei migliori in campo. Beh, che pensi di questa partita? Come è stato l'approccio? Come avete vissuto? La partita è stata difficile, in quanto all'inizio abbiamo sofferto un po', anche se non abbiamo concesso più di tanto. Giocavamo molto spesso in palle alte e non andava bene perché i loro difensori staccavano il pima molto bene. Il secondo tempo abbiamo iniziato a girare un po' più la palla, giocando palla a terra, e venivamo eseguiti molto di più negli spazi e sinceramente abbiamo meritato di vincere. Vittoria molto importante, ci rilancia in classifica, anche perché la classifica non è quella che ci può vedere. Esattamente. Consideriamo oggi ci sono stati due ammoniti che erano tutti e due diffidati, sia il capitano Mirko Colitti che Macagnino. Senza dubbio sono due assenze pesantissime, però sicuramente chi prenderà il loro posto non gli farà rimpiangere. Confermo. È così. Bene. Matteo, l'anno scorso militavi nella nostra rivale sportiva all'Ister, con la quale abbiamo disputato la finale dei playoff, chiaramente vinta da noi, che non ne vogliono i nostri ex compagni. Dall'Ister ti ritrovi qui a Oggetto. Noti differenze, noti. Cosa c'è di buono lì e cosa c'è di buono allora, qui? C'è da dire che di buono i compagni c'erano, quindi c'era una bella squadra e una bella atmosfera, compreso il mister. Non è stato nemmeno semplice, cioè, anche per me, tra alti e bassi, giocare o non giocare. Sono venuto qua, nemmeno pensavo, no? Appena sono arrivato di giocare, invece... Ti sei ritagliato subito il tuo spazio e stai rispondendo in maniera eccellente. Tu, caro Sisinno, che hai vissuto tutto l'anno scorso la rivale all'Ister, con la quale hai disputato un'ottima partita pure nella finale playoff, che pensi dei nostri compagni, dei nostri ex amici che stanno lì, con i quali ci sentiamo e ci vediamo spesso? Con i ex compagni dell'Ister, sinceramente, abbiamo mantenuto un rapporto fraterno, in quanto ci sentiamo spesso, facciamo uscite serali ancora insieme. Mi dispiace sinceramente che siano andati via, perché cioè, alla fine avranno i loro motivi, i buoni motivi per andare via. Noi andiamo avanti, mi dispiace. Speriamo di riconciliare il nostro amore prima o poi. Sì, speriamo quello. Sperando di tornare in meglio. Al ritorno venderemo cara la pelle. Anzi, andremo dall'Ister a vincere. Ivan, aspettaci.